Allora, al telefono con noi c'è Michele Cucuzza, che è giornalista Rai, conduttore radio-televisivo, ha condotto per anni il TG2, adesso conduce una trasmissione che si chiama alla radio, Radio 2 Days, che va in onda il sabato e la domenica, però ha scritto anche 5 saggi, lei si è occupato di moltissime cose che riguardavano anche, soprattutto il Sud, direi, no? Sì, buongiorno, la ringrazio. Sì, il Sud in un caso in modo particolare, i ragazzi di Locri qualche anno fa, quando questi giovani coraggiosi, minorenni, reagirono come dire, a viso aperto contro l'Andrangheta che aveva ucciso il vicepresidente della regione Fortunio, fecero quello slogan famosissimo: adesso ammazzateci tutti, e così. Certo. Poi mi sono dedicato ancora soprattutto ai giovani, e ho scritto un libro sotto i 40 intitolato dove i giovani, dalla Costner alla Pagnato, da Renzi a De Magistris, si raccontavano la storia di giovani che in un paese che non dà spazio ai giovani, che non dà spazio alla meritocrazia, in un paese vecchio, ce l'avevano fatta. E adesso invece mi occupo di salute e di lotta contro il cancro. Lascio a lei. Sì, infatti noi l'abbiamo intercettata per questo, per questo libro che attualmente in edicola si chiama Il male curabile, che descrive praticamente la sua esperienza con un ricercatore, Mauro Ferrari, che però non è un medico, è questa la cosa bella, la notizia, diciamo, dal punto di vista giornalistico. Mauro Ferrari è laureato in matematica, è un ingegnere, diciamo, meccanico, che vive e lavora a Houston da molti anni, e ha avuto un lutto terribile, purtroppo, la perdita della moglie per un tumore diversi anni fa, e ha deciso di dedicare tutte le sue conoscenze, appunto, tecnologiche, scientifiche, eccetera, alla lotta contro il cancro, e quindi ha avuto questa intuizione, che peraltro è ormai quasi 20 anni che è in atto, di utilizzare le nanotecnologie per contro le malattie, in particolare contro il cancro, e quindi è uno dei padri della moderna nanomedicina. Sì, tra altre cose io l'ho sentita alla radio, a Zapping, da Aldo Forbice, a descrivere praticamente come funziona una di queste terapie messe appunto a Houston da questo ricercatore italiano. Ferrari, che è presidente e amministratore delegato del Methodist Hospital Research Institute, che è quindi un complesso di ricerca, pensi 12 piani, bilancio annuo, 2 anni fa 15 milioni di dollari, l'anno scorso 33, quindi certo. Parliamo di cose molto serie, 1100 tra ricercatori, medici, biologi, chimici, matematici, fisici che collaborano con lui. Essendo lì vicino alla NASA, racconta scherzosamente, che sapete, Houston non abbiamo problemi, we have a problem, il famoso Apollo 12. Certo. In realtà non è così, ma scherzosamente lui dice: ho pensato, com'è che fanno ad andare sulla Luna? Non ci vanno mica sparando un missile direttamente, no, sparano il missile, poi a un certo punto il missile si fa da parte e partono le navicelle, può essere adesso lo shuttle, una volta c'era il Lem, non so se vi ricordate, la macchinetta con le ruote che era la sua. Allora dice, perché noi sprechiamo così tante medicine, spesso anche tossiche, facendole girare per il sangue, per i 100 milioni di canali di sangue, senza una direzione precisa? Io invento un veicolo, un taxi, dove portate le medicine, soprattutto naturalmente le medicine di tipo biologico, cioè non tossiche, direttamente nei luoghi della malattia. Parliamo di cancri metastasi, non si occupa il professor Ferrari di cancri, diciamo, all'inizio abbordati, si parla di cancri, diciamo, quelli che generalmente purtroppo vengono definiti molto se non disperati, molto difficili da curare, da trattare. E allora lui ha detto, io ho sperimentato con il silicio poroso, sostanzialmente della sabbia, però costruendola, quindi facendo delle navicelle minuscole, pensiamo che un nanometro è un milionesimo di millimetro, siamo quindi sull'ordine di cose veramente inimmaginabili, facciamo fatica persino a pensarci, e ho costruito delle navicelle a forma di noce di cocco, perché ho scoperto che quella forma è la forma che circola meglio, meno, diciamo così, si trova ostacoli nei flussi sanguigni, ne sai, no. A questo punto
ho fatto in modo, mi sente? Sì, sì, benissimo, sì, sì, sì. Ecco, ho fatto in modo, ha detto, uno, che non venissero, diciamo, distrutte dagli anticorpi, e quindi le ho schermate, queste si dice operoso, le ho schermate con cellule appunto apposite che riescono a ingannare i nostri anticorpi. Sì, sì, dopodiché ho fatto in modo che riconoscessero solo i luoghi dove c'è il cancro, il tumore, certo, in metastasi, e si fermassero lì. Lì ci sono delle fessurazioni, come i medici gli oncologi insegnano, e quindi abbiamo messo, ha detto, sempre in superficie, a nostra volta, degli anticorpi che riconoscessero quella roba là, certo, diciamo, certo, malata, in modo che a quel punto la navicella si ferma. Ed ecco il sistema delle, diciamo così, navicelle, certo, che finiscono il loro turno e scompaiono, si tolgono di mezzo. Allora, a quel punto entrano in azione, li disperdiamo nel corpo, eccetera, certo, eccetera, entrano in azione quello che è rimasto, quello che c'era dentro questi taxi, come li chiamano, dentro. Che è la medicina. Che sono le medicine. Ma le medicine, a questo punto, lei mi insegna, saranno in quantità decisamente inferiore a quelle che solitamente, certo, se ne danno, perché non c'è bisogno che, non vanno disperse. Chiaro. Non saranno tossiche, perché andranno a toccare semplicemente la zona malata. Potranno essere molto personalizzate, veramente, cioè nel senso, certo, che per il signor Rossi metteremo 2-3 prodotti, per il signor Bianchi metteremo un prodotto più l'imaging, cosa, cioè, certo, la possibilità anche, certo, di vedere che cosa sta capitando. Certo. Ecco, loro le chiamano anche scherzosamente matriosche. Sì, sta da parte la prima, che è il missile che le, chiaro, ha portate, e arriva poi il LEM, oppure la navicella. Questo semplice, apparentemente, principio costa un sacco di soldi, naturalmente, un, certo, sacco di fatica, di ricerca, di lavoro, di anni. E l'obiettivo è non di dire noi un giorno sconfiggeremo il cancro, ma perché è un po' velleitario, ma di dire sinceramente, dice il professor Mauro Ferrari, faremo del cancro molto presto, speriamo fra pochi anni, 5, 10, teniamo conto di quanta gente ha sofferto, soffre, certo, muore, è morta, sì, ebbene presto farla diventare una malattia di tipo cronico, una, certo, malattia domabile, che cioè, sì, sì, è, ma che per la quale non si muore e si riesce ad avere una qualità di vita, certo, da persone che hanno una malattia, ma comunque accettabile, non con le sofferenze di oggi. Lei immagini che stanno anche progettando delle ghiandole, delle nanoghiandole, sì, minuscole, da mettere dentro il corpo, sempre di silicio, sì, poroso, con dei canali, 400.000 canali, cioè una cosa è tutta fatta di ingegneria. Certo. Veramente minuscola, che si fa fatica solo a immaginarla, e bisogna avere dei microscopi potentissimi, elettronici, eccetera, eccetera. In queste nanoghiandole si mette la medicina. Sì. Bene, loro pensano che se mettono un milligrammo, pensate, di medicina, quella ghiandola può bastare per 3 anni. Per 3 anni. Per 3 anni uno non deve più fare nulla. Ci pensa alle ghiandole, come le nostre ghiandole, non so, la tiroide, piuttosto il pancreas, piuttosto, certo, altre cose. Solo che lì di naturale non c'è nulla, è tutto costruito, è tutta ingegneria, sì, è tutta matematica, è tutto modelli. Mm. E quindi grande, grande ricerca, e in modo che poi la medicina venga, come si dice, rilasciata, certo, a tempo debito, periodicamente, non so, una volta al giorno. E questo tipo di nanoghiandole, pensa il professor Ferrari, potrebbe essere utilizzato non soltanto contro il cancro, sì, ma anche contro altre malattie per, certo, le quali è necessaria una cura, una pillolina tutta la vita. Perché magari, sì, uno, sì, se la dimentica, quante volte, oddio, ma mi sono dimenticato, certo, mamma mia, ora, certo, che succede? Invece la ghiandola, nanoghiandola, non se la dimentica, rilascia quella, diciamo, micro sostanza, certo, nanomedicina, e lo può fare fino a 3 anni. Quindi uno può stare in un certo qual senso tranquillo, come può, certo, fare una persona che ha una malattia seria, grave, eccetera, eccetera, però cambiando completamente il modo di vivere e anche di stare, di combattere il cancro. Sì, questo è il miracolo della medicina, dei medici e della medicina, che parlano con altri specialisti di altre branche della scienza e della tecnologia. Sì, lei ha praticamente ragione, loro la chiamano, anche lì ci scherzano, ma voi sapete che poi gli americani sono persone molto serie, ma hanno sempre la battuta facile, si lasciano coinvolgere facilmente, la chiamano le Nazioni Unite della Medicina, lì ci sono
sia appunto medici e biologi ovviamente innanzitutto, ma poi ci sono, come dicevo, matematici, ingegneri, chimici, fisici, eccetera, e poi ci sono le varie nazionalità, perché Ferrari è italiano di Udine, certo, ed è capo di una squadra, uno squadrone enorme di 1100, vi dicevo, ricercatori, che sono ovviamente in buona parte americani, ma ce ne sono moltissimi cinesi, moltissimi indiani, e poi ci sono, certo, molti italiani, alcuni dei quali ho avuto la fortuna di incontrare, di intervistare, eccetera, eccetera. E a questo proposito, se posso aggiungere, sì, il professor Ferrari sostiene di avere, non dico la ricetta, ma un'idea concreta sulla famosa questione della fuga dei cervelli. Cioè lui dice, non parliamo più di brain drain, di fuga dei cervelli, parliamo di brain circulation, cioè di circolazione dei cervelli. Lui fa stare già adesso, per un, certo, paio d'anni i nostri ricercatori italiani, i migliori, più qualificati, eccetera, eccetera, per un paio d'anni da lui. E con lì poi si tratta di vedere se la borsa di studio è pagata dall'istituzione italiana o eventualmente da quella texana di Houston, li fa stare un paio d'anni e poi li fa tornare, naturalmente sperando che qui in Italia, come giusto che sia, abbiano poi un'occupazione adeguata, certo, in modo che possano portare tutte le conoscenze di cui si sono arricchiti in questo biennio nel nostro paese. Non dimentichiamo che Ferrari è poco conosciuto da gente come me, da gente comune, ma voi oncologi, gli esperti lo conoscono benissimo nella comunità internazionale, certo, di tutto il mondo, certo, a partire da Veronesi, perché lui è stato insieme con Veronesi il fondatore anche dell'Istituto Italiano delle Nanotecnologie Applicate al Cancro, che è stato fondato a Milano qualche tempo fa, certo, grazie alla loro collaborazione. C'è il Politecnico di Milano, c'è, certo, la Statale, c'è l'Università di Pavia e così via. Quindi in Italia non è che Ferrari ci viene nominato come è tutto sconosciuto che adesso si, certo, alza e dice io ho la soluzione. No, assolutamente, è una persona stimatissima, conosciutissima, è conosciuta in tutto il mondo, così come è conosciuto in Cina, è così come è conosciuto negli Stati Uniti, naturalmente, che ha, come dire, veramente un, secondo me, un grandissimo valore, ci dà speranza, ci dà una visione positiva, e io ho pensato che fosse giusto che anche noi, gente comune, lo conoscessimo. Certo, ha fatto benissimo a scrivere questo libro, perché è una lezione anche culturale che il mondo della medicina e anche della sanità è giusto che frequenti, insomma, in qualche modo. Una curiosità, come ha saputo della... Guardi, non lo conoscevo, come le dicevo. Io ero andato per conto di Rai 1 due anni fa al seminario Ambrosetti a Villa d'Este Como. Sa dove fanno? Sì, sì, sì. Verso, agli 10 settembre vengono i ministri, gli, sì, economisti, personaggi della cultura, e fanno un po' il punto, diciamo, della situazione in apertura di anno, diciamo, sì, sì, tra virgolette accademico, no? Anno, certo, sì, sì. Uno di questi relatori è stato Ferrari, che devo dire che tutti i giornalisti ci siamo precipitati da lui a fargli domande, interviste. Nessuno di noi sapeva quasi nulla di nanotecnologia, certo, mente, certo, meno di nanomedicina applicata al cancro, eccetera, eccetera. Allora, non so, molti giornali lo hanno intervistato, il Messaggero mi ricordo gli ha dato la prima pagina e così via. Sì, sì. Lui a un certo punto davanti a un caffè, abbiamo fatto un po' di amicizia, e mi ha chiesto, ma lei scriverebbe qualcosa sul mio lavoro, che in Italia non è molto noto, mentre appunto, ripeto, è conosciuto in tutto il mondo. Ho detto, professore, ma sarebbe un onore per me, dico, però lei sa bene che insomma, mi dovrebbe insegnare dalla A alla Z. E lui mi ha detto, lei non si preoccupi, venga con me, mi venga a trovare a Houston, naturalmente, dove c'è il Methodist, che lui gli dice, ma cominciamo dalla Calabria, perché dalla Calabria lui ha contribuito anche alla Università della Magna Grecia a Catanzaro, dove gli, sì, insegna, e ogni anno ha Cagliato, mi piace ricordarlo, sì, perché è un piccolo comune della provincia di Catanzaro, lui tiene una sorta di assemblea nazionale delle nanotecnologie, delle nanomedicine, sì, dove vengono scienziati di tutto il mondo. Voi immaginatevi questo piccolo comune calabrese con dei poster giganteschi che hanno delle fotografie alle pareti delle strade, sono, certo, fotografie ingrandite migliaia e migliaia di volte, che
mostrano quello che succede alle nanomedicine quando naturalmente intervengono. Certo. Siamo in fase di sperimentazione, quindi lei mi insegna, professore, sì, che dopo aver fatto il banco della ricerca si passa purtroppo, e così è inutile negarlo, dagli animaletti. Certo. E poi dopo passeremo, quando la Food and Drug Administration in America, esattamente come autorizzerà, certo, in Italia, gli permetterà di fare delle sperimentazioni nelle corsie con i volontari per verificare prima se c'è tossicità, se c'è veramente utilità, insomma tutta quella prassi che è giustamente rigorosa. Ora, però, si fanno le foto, come vi dicevo, si hanno le azioni, sono le foto di contrasti, no, quelli che si fanno normalmente. Sì. E poi sono ingranite migliaia e migliaia di volte e sembrano delle cose, delle cose incredibili, dei marini, certo, delle croppe, delle cose. In realtà sono queste, questo silicio poroso che loro sperimentano e che hanno a che fare con cellule, che hanno a che fare con anticorpi, eccetera, eccetera. E a questa accademia delle nanoscienze abbiamo partecipato anche i ragazzini delle scuole. E questa è una cosa molto bella anche perché in fondo nella cultura e nella realtà l'infinitamente grande si lega all'infinitamente piccolo avendo più o meno le stesse frequenze di risonanza. E l'antico e il nuovo probabilmente seguono gli stessi flussi e riflussi, e lì Pitagora era di casa 2700 anni fa. E quindi in fondo è un ritorno all'antico con strumenti nuovi. Bellissimo, ha ragionissima, e veramente mi ha molto colpito. Quindi il mio libro si apre con un capitolo dedicato proprio alla nano tagliato, come dicono loro, la nanomedicina tagliato. Poi c'è un soggiorno di 15 giorni a Houston dove ho fatto il grosso del reportage, dove ho cercato di raccontare, seguendo i laboratori, intervistando moltissimi tecnici, scienziati, eccetera, il lavoro di Ferrari. Guardi, e l'altra cosa che mi ha colpito di Ferrari, che è una persona molto positiva, è un cinquantenne, ha 52 anni, benché colpito da questo lutto gravissimo come la morte della giovane moglie, giovanissima. Poi si è risposato, si è fatto una famiglia. Cioè, avevano due gemelle, sì, con la seconda moglie ha fatto due gemelle. Queste sono le cose che tra le tante delle volte veramente ti ammortiscono nella vita, ti lasciano senza fiato. E a una persona come Ferrari rafforzano la fede. Perché certo, Ferrari è un grandissimo scienziato, è in odore di Nobel in America, guardate, certo, lo scherzo, e poi certo, è circondato, voi sapete benissimo, il Texas Medical Center è una cosa grandiosa, ci sono 200.000 addetti che si occupano della salute, 6 milioni di persone all'anno vanno a visitare questa cinquantina di grattacieli tutti concentrati in una zona di certo, Houston. E naturalmente c'è il più grande istituto di diciamo così, di medicina contro il cancro, il famoso MD Anderson di Houston, dove hanno poi insegnato al suo tempo Debati, Curi, quando certo, cominciavano i primi trapianti di cuore, sì, in, sì, in, all'inizio di alcune decine di anni fa. Sì, dove hanno iniziato poi la cardiochirurgia moderna, anche il bypass nasce lì. La tecnica di bypass per rivascolarizzare il cuore. Esatto, tutte queste cose qua. Bene, lì dentro, dove io sono stato, ho trovato questa straordinaria, come dire, capacità di ricerca. Voi pensate che ci sono 600 milioni all'anno soltanto per la ricerca dalle parti del Methodist. E la ricerca americana, benché la situazione, lo sappiamo benissimo, non è che sia molto diversa dalla nostra. Adesso la disoccupazione da loro è andata circa, è risalita all'8,3, all'8,3, ma fino a non poco tempo fa erano al 9 come noi. Eppure certo, il Texas, che è uno degli stati più ricchi, c'è il petrolio, ci sono i famosi certo, JR e tutti quanti, però era uno dei pochi stati americani che già mesi fa dava occupazione, creava posti di lavoro. Questo proprio grazie naturalmente alla ricerca, alla medicina e a questa concentrazione straordinaria
Cerpesi, come ti dicevo, molti, alcuni dei quali sono premi Nobel. Probabilmente dovremmo prestare dei medici all'economia, perché evidentemente... Naturalmente, ripeto, è uno dei paesi più ricchi del mondo. Loro si concepiscono, i texani dicono noi texani, non dicono noi americani. Certo, ovviamente. Si concepiscono come veramente un paese dentro gli Stati Uniti, tra i più ricchi al mondo, e che fa tantissimo per gli altri, anche perché c'è tantissima ricchezza. Certo. Tutta questa zona, questo quartiere gigantesco della medicina che ho descritto prima, questo Texas Medical Center, è nato per la beneficenza dei ricconi, uomini che possedevano terreni, che poi hanno costruito ponti, o costruito canali, eccetera, fino a quando poi c'è stata la scoperta del petrolio, che hanno fatto veramente Texas un paese di gente straricca. Un Eldorado, tanto per usare un termine. Però ho imparato una cosa, che lì sentono fortemente, e non è un luogo comune, la necessità di occuparsi degli altri, quindi c'è la beneficenza. Facciamo conto, il Methodist è obbligato ogni anno, essendo un'istituzione privata, non for profit, cosa fa? Fa tre cose, paga naturalmente i suoi dipendenti, secondo, costruisce, se vuole comprare delle macchine nuove le può comprare, se vuole costruire un edificio nuovo lo può costruire, infatti loro hanno 7-8 edifici, non soltanto a Houston, anche fuori Houston. La terza cosa, fa beneficenza, beneficenza per obbligo, per statuto, e poi non puoi andare in passivo, perché se fai in passivo vieni cacciato immediatamente, sostituito immediatamente, e devono essere strutture non for profit, ma che fanno soldi. È incredibile questo, perché questa è un'idea di sanità efficiente, moderna, aperta agli altri, che però contemporaneamente concepisce come normale l'idea che questi ospedali, queste cliniche, come vogliamo fare, devono essere in attivo, non in passivo, in attivo. Avere soldi sia quelle cliniche, sia quelle private, come il Methodist di Ferrari, sia quelle pubbliche che dipendono in gran parte dalle università degli stati e non da dove arrivano questi soldi? Anche questo è interessante. Il Methodist ha delle donazioni straordinarie. Voi pensate che soltanto il professor Ferrari ha una donazione di uno di questi ricconi di 3 milioni di dollari, e lui l'ha messo nel bigliettino da visita. Ma mi creda, cioè lui ha avuto da questa famiglia 3 milioni di dollari, famiglia illustre, texana e Houston. Però attenzione, non è che va a farsi le vacanze o a comprarsi la barca, lui deve spiegare come nel tempo gradualmente investirà e utilizzerà questi soldi, dollaro per dollaro, facendo delle relazioni precise. E naturalmente, se dovesse capitare, cosa che non capiterà mai, che qualcosa dovesse andare sprecato, Ferrari sarebbe proprio finito, nessuno mai gli affiderebbe nemmeno un laboratorio per fare delle analisi, funziona così. E poi gli altri che fanno, che gli danno i soldi, sono, oltre a queste come donatori, diciamo, che hanno questa visione della beneficenza un po' diversa dalla nostra, anche perché se lo possono permettere, ma sono le istituzioni come pubbliche, come l'Istituto Nazionale dei Tumori americano, piuttosto che altre strutture. C'è un istituto nazionale adesso della nanotecnologia applicata alla lotta contro il cancro, in cui Ferrari è uno degli esponenti. Ebbene, anche questi danno dei finanziamenti e si chiamano, lei mi insegna, professore, grant, cioè tu hai uno scopo, sono finanziamenti a scopo. Certo. Allora io ti do questi soldi perché tu possa, che ne so, fare riprodurre una struttura di sala chirurgica, dove si fanno appunto operazioni chirurgiche, per addestrare i giovani chirurghi. Se tu sbagli a comprare, avanzatissime naturalmente, macchine costosissime, robot che operano, lei mi insegnano dall'alto al posto della mano, qualche volta non sempre ferma, di qualche chirurgo, non c'è un
stavo per dire una lira, non c'è un dollaro che non viene motivato, spiegato, utilizzato nella maniera equa, perché altrimenti solo il rubinetto si chiude, ma si chiude anche la tua carriera. Sì, 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 certo, perché c'è un controllo sociale fortissimo. Fortissimo, la meritocrazia è completa, assoluta. E la stampa gioca un ruolo fondamentale in questo. Però senza, adesso io non vorrei fare un quadro troppo edulcorato, perché il professor Ferrari è stato molto corretto, poi io stesso mi sono informato, naturalmente da giornalista, e teniamo conto che una città come Houston, che pure ha questo paradiso, se mi permette, in un luogo di sofferenza, che sono le zone delle cliniche e degli ospedali, ha però 500.000 circa, si calcola, clandestini, latini, gran parte provenienti dal Messico. E ha la più alta percentuale degli Stati Uniti di gente che non ha la mutua. Sì, l'assistenza sanitaria. Tentativi difficili, faticosi, come lei sa, come sappiamo noi italiani, Obama, di dare, di estendere finalmente l'assicurazione obbligatoria a più ceti possibili, in modo che quelli poi che non possono, possono avere i famosi Medicare, che cioè ti consentono di avere le cure gratis. Certo, malgrado questo, è controverso e è difficile che entri nella mentalità americana, però malgrado questi sforzi di Obama e malgrado la incredibile quantità di denaro che Houston investe nella salute, nella sanità, ed è alla più alta percentuale di gente che non ha assistenza pubblica di tutti gli Stati Uniti. Quindi voglio dire, non voglio dare un quadro edulcorato, falso, eccetera, eccetera. Le contraddizioni sono enormi anche da loro, ma è diversa però la visione della gestione della spesa medica. Anche da loro la gestione della spesa medica è una delle voci più importanti dei bilanci di tutti gli stati e degli Stati Uniti, però la gestione della spesa medica è una gestione che non può essere passiva, non può essere passiva. Deve essere non for profit, non deve farti comprare la Ferrari a te, tu non ti comprerai mai la Ferrari, neanche se, però potrai comprarti nuovi macchinari, potrai far venire nuovi studiosi, giovani scienziati, pagare i cinesi che i cinesi stanno venendo in massa, lì stanno studiando, e presto, mi diceva Ferrari, la Cina sarà l'altra grande patria dopo il Texas della nanomedicina, perché poi tornano e naturalmente aprono come i bilanci che insomma possiamo immaginare, anche della Cina adesso anche lei comincia a sentire qualche colpo della crisi, però l'India, il PIL viaggia ancora a livelli tipo 8-9, figuriamoci, quindi non è più a due cifre, però è sempre una cifra, e quindi presto anche sulla nanotecnologia e anche sulle nanomedicine ne sentiremo parlare della Cina. Bene, senta, ci diamo appuntamento al Salone del Libro, di sicuro farò un salto il 14 maggio alle ore 14 nella Sala Blu, e presenteremo appunto il male curabile Esito Garizzoni, che intanto si trova in libreria naturalmente, eccetera. E tra gli altri mi farà piacere, ci sarà Marino Sinibaldi, che è direttore di Radio 3, e che è un grande appassionato di libri, di cultura, di ricerca, e che ha gradito molto il mio invito, e a me fa piacere, perché anche lui, come lei, come voi, è una persona che non scherza con le cose, e non avrebbe mai accettato qualcosa. Conduttore mitico di Fahrenheit, di Radio 3. Esatto, bravo, perfetto, proprio stiamo parlando di lui. Certo, che adesso è direttore di Radio 3. Molto bene, io la ringrazio, ci diamo appuntamento qui al Salone allora per il 14 di maggio alle 14. Sala Blu. Grazie tantissimo della vostra intervista. E grazie per quello che fate, perché naturalmente per noi è molto importante. grazie a voi, grazie a lei.